Abbiamo iniziato questa cerimonia con l'inno nazionale e alza bandiera. Questo è un momento molto significativo perché noi ci ritroviamo tutti intorno al tricolore e quando sventola sa significare che sventolano nei nostri cuori la nostra patria, la nostra nazione. Ci dobbiamo sentire tutti quanti italiani quando vediamo questo sul pennone e che noi ogni anno innalziamo per ricordare che siamo giunti al 105° anniversario della vittoria della prima guerra mondiale. Questo qui ha trionfato per la nostra patria. Iniziamo questa cerimonia con la presenza, prima per ringraziare tutti quanti voi per essere stati qui presenti. Ringraziamo i docenti, ringraziamo i ragazzi, Don Vito Ranozio per la sua grande sempre disponibilità dimostrata nei confronti dell'associazione, è stato presente qua quando abbiamo rinaugurato la sezione dopo i lavori del 2015. Ringraziamo i cittadini, ringraziamo le forze dell'ordine, i vigili urbani, i carabinieri e tutti quanti voi perché questa giornata solenne è una giornata molto particolare, anche se noi celebriamo il giorno 6 perché nel nostro comune ci sono 3 lapidi che ricordano circa 120 caduti che hanno dato la vita per la patria, divise nelle 3 frazioni, anche con degli impegni istituzionali che si debbano portare avanti, abbiamo deciso che insieme all'amministrazione comunale, che ringraziamo il sindaco e gli assessori che anche che sono qui presenti e sempre disponibili al nostro fianco per portare avanti queste iniziative. Vi dicevo, non possono essere fatte nello stesso giorno e abbiamo deciso di farle in questo modo. Adesso noi diamo la parola, anzi facciamo prima la benedizione perché è doveroso che Don Vito procede a benedire questi ragazzi che sono partiti e poi non sono più tornati, ma per noi questi qua stanno nei nostri cuori, ci sta all'interno di ognuno di noi anche un affetto di cui noi abbiamo dei parenti, abbiamo chi ha dei figli, chi ha dei fratelli e chi ha dei nipoti. Perciò questi ragazzi che stanno qua vanno sempre onorati e rispettati. Quando si passa, voi ragazzi,
che passate davanti ai monumenti dovete sempre inchinarvi e dire grazie per tutto quello che voi avete fatto per noi, perché se loro non avessero nel tempo passato, 105 anni fa, 110, perché la guerra iniziò nel 1914 e si concluse nel 1918, forse noi non saremo qua. Può darsi che la nostra nazione sarà dividevole, chi si portava in un posto e chi si portava nell'altro. Spesso con i loro sacrifici hanno lottato, hanno combattuto e hanno portato l'Italia libera ed indipendente. Possiamo stare ad alta con la testa in alto e così come in alto la nostra bandiera. Allora, diamo la parola ai ragazzi che grazie alle maestre hanno preparato qualche cosa. A me questa è una cosa importante. La scuola deve essere molto, molto presente. Il dirigente scolastico è stato invitato, ha permesso a voi e ai colleghi di essere qui stamattina, perché tenete presente, quando andavamo noi a scuola, e anche voi come diciamo i docenti, era obbligo partecipare con il nostro diciamo fiocchetto che portavamo sul grembiule ed era tricolore. Tenete presente che dobbiamo ritornare. Una cosa che io voglio dirvi, ve lo anticipo, il 12 luglio, dopo una battaglia molto molto serrata che abbiamo fatto in Parlamento con i nostri rappresentanti, è stata riportata di nuovo la festa nazionale del 4 di novembre, che era stata abrogata nel 1977, e questo è un merito che va anche all'associazione combattente e anche al sottoscritto, perché insieme a dei parlamentari, il vicepresidente del Senato, qui noi non facciamo politica ma siamo apartitici e apolitici. Quando andiamo nella cabina elettorale votiamo i partiti che ognuno di noi ritiene opportuno votare. Ma noi abbiamo investito un senatore della Repubblica che è stato il primo firmatario, il senatore Maurizio Gasparri, che ha presentato questo disegno di legge che al Senato è stato approvato il 12 luglio e che ha fatto ritornare di nuovo, hanno votato tutti i partiti unanimemente, nessuno escluso, hanno trovato una sintesi e l'hanno fatta e il 12 luglio è stato approvato. Adesso si aspetta che vada all'altro ramo del Parlamento, alla Camera, diventa legge, il prossimo anno diventerà rosso sul calendario, perché noi dobbiamo onorare l'unità nazionale e quelle delle forze armate. È un merito che sto qui per, come associazione ce ne prendiamo il merito di poter dire. Prego. Come ti chiami? Rosa. Che cosa hai preparato? Il 4 novembre è un giorno importante per la storia d'Italia. Si celebra in questa data l'armistizio che nel 1918 pose fine alla guerra tra l'Italia e l'Austria-Ungheria. Questa celebrazione è un valore altissimo e non serve a ricordare una vittoria, ma per esaltare il valore della pace e il sacrificio di tutti coloro che hanno dato la vita per vivere in un mondo pacificato. Dopo mesi e mesi di guerra, il 4 novembre del 1918, comando supremo dell'esercito italiano diede l'annuncio ufficiale della fine delle ostilità e lo fece con questo testo chiamato Bollettino della Vittoria. La guerra contro l'Austria-Ungheria, che sotto l'alta guida di Sua Maestà il Re, Duce Supremo, l'esercito italiano inferiore per numero e per mezzi,
iniziò il 24 maggio 1915 e con fede incrollabile e tenace valore condusse ininterrotta ed asprissima per 41 mesi e vinta. La gigantesca battaglia, ingaggiata il 24 dello scorso ottobre e dalla quale prendevano parte 51 divisioni italiane, 3 britanniche, 2 francesi, una cecoslovacca e un reggimento americano, contro le 73 divisioni austro-ungariche è finita il capo di Stato Maggiore dell'Esercito, il generale Diaz. Sorridere alla vita. Sono andato soldato per difendere una patria che ho sempre amato. Al fronte uomini e giovani combattevano per un film, per un teatro. Vite spezzate, vite distrutte, anch'io pianto e sparata, amata e odiata. Ero giovane, bello e affaticato, ma sono tornato. Ero giovane, fiero e bello, ma sono tornato, stanco e affaticato. Un bacio in fronte a mamma che mi aspettava, e un bacio appassionato all'amore che non mi ha lasciato. Giulia, alzando gli occhi al ciel, mi dice: è arrivata al fin la pace. Pace sì, ma la guerra mi ha lasciato un ricordo di chi se ne andò. Non vorrei dimenticare, girare le spalle, ma ormai sono nonno bis, sorridere devo alla vita, aprire gli occhi e andare avanti. La guerra di Pietro. Dormi sepolto in un campo di grano. Non è la rosa, non è il tulipano, che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma son mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i lucci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla torrente. Fermati Pietro, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambia una cruce. Adessi a te, volta il grano, ti stava a sentire dentro le mani stringevi un fucile, dentro la bocca stringevi parole troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è rosa, non è il tulipano, che ti fa veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Luce, pace, amore, la pace guardo in basso e vide la guerra, là voglio andare, disse la pace. L'amore guardò in basso e vide l'odio. Là voglio andare, disse l'amore. La luce guardò in basso e vide il buio. La voglio andare, disse la luce. Così apparve la luce e il risplendore. Così apparve l'amore, così apparve la pace e offrì riposo. Così apparve l'amore e offrì amore. Buongiorno a tutti, innanzitutto bravissimi, proprio bravi, complimenti. Io porto i saluti della preside che oggi purtroppo aveva un impegno istituzionale inderogabile e quindi non è potuta essere presente. Però noi come ogni anno ci tenevamo a essere presenti, loro sono una piccola rappresentanza ma in questo momento tutto l'istituto è presente. Voglio dirvi solo una cosa ragazzi, lo dico a voi che siete il futuro. Noi vi auguriamo di avere un futuro in cui la parola guerra non esista più, perché quello che stiamo vivendo oggi ci ricorda che purtroppo la guerra non è mai finita. Voi avete citato la bellissima canzone di Fabrizio De André, che è una poesia contro la guerra e che omaggia i morti per guerra, e noi professore, facciamo una proposta di legge in cui sparisce la parola guerra dal vocabolario,
perché noi quello vogliamo, per voi soprattutto. In bocca al lupo. Il 4 novembre è la giornata dell'unità nazionale delle forze armate. Ricordiamo tutti quelli che, anche se giovanissimi, hanno sacrificato la loro vita per un ideale di pace e di attaccamento al dovere per i militari di allora e per quelli di oggi. La festa dell'unità nazionale delle forze armate si ricollega al ricordo delle vittime della prima guerra mondiale e alla fine della guerra. Il testo che annunciò la fine della prima guerra mondiale si chiamava Bollettino della Vittoria. Questo annuncio fu proclamato dal generale Diaz. L'Italia era entrata in guerra il 24 maggio del 1915 e riuscita da questo conflitto dopo 3 anni, cioè nel 1918. Le celebrazioni più solenni per il 4 novembre avvengono a Roma presso l'Altare della Patria e presso il Sacrario Militare di Re di Puglia in provincia di Gorizia. In questo giorno si vuole esaltare la memoria della pace. Parlare di pace oggi risulta molto difficile perché purtroppo ci sono tante guerre nel mondo. Basti ricordare quelle che si stanno combattendo in Ucraina e in Israele, tanto per citarne qualcuna. La pace è importante nel mondo perché è alla base della convivenza civile tra gli uomini. Dove manca la pace, le persone soffrono, ma a pagare il prezzo più alto sono le persone innocenti e soprattutto i bambini, ai quali viene negata qualsiasi possibilità di vita normale. Ai bambini viene rubata l'infanzia e l'innocenza, di vivere con serenità e spensieratezza la loro età. Per fortuna io vivo in un paese dove c'è la pace, perciò ognuno di noi dovrebbe contribuire alla sua realizzazione. Essa deve essere considerata come un messaggio di convivenza, di amore e di fratellanza da tutte le persone, ricordandoci che la violenza non genera mai la pace. Se il mondo fosse un bimbo, questa guerra sarebbe un gioco. Né morti né feriti, ma solo un boom gridato un po' roco. Tra corse e nascondigli, se non mi trovi, non mi pigli. Qualcuno va a terra, fermo, sei morto. No, non ti muovere, se no mi fanno torto. Ma c'è la merenda, la guerra è finita. Si rialzano tutti subito, ripulendosi le dita. Un po' d'aranciata, una fetta di torta. La buona proposta viene subito accolta, ma il mondo non è un bimbo e la guerra non è un gioco, non è una merenda a sospendermi un poco. Non vedo qui torte, panino aranciate, di fame si muore con bombe e granate. Bambini non fatela neppur per gioco, la guerra è terribile, non dura mai poco. È un gioco crudele, lasciatela stare, eppur oggi i grandi non lo vogliono capire. Articolo 11 della Costituzione. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Consente in condizioni di parità con gli altri stati alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni. Promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. Questo è il nostro futuro e la memoria che noi dobbiamo tramandare a loro affinché quando noi non ci saremo più, saranno loro a ricordare queste cerimonie celebrative, perché dobbiamo lasciare a loro un testimone.
Allora ci accingiamo a concludere quella cerimonia, la concluderà il sindaco. Io voglio fare un intervento, anche se delle cose già le ho dette. Sapete che dal 2021 ricopro la carica di presidente nazionale da una piccola sezione che di Giffoni Segasale di Prepezzano. Siamo arrivati negli alti vertici della nostra associazione che ha 105 anni. Quest'anno noi celebriamo i 100 anni dell'elevazione in ente morale. Ente morale significa non è che ce l'hanno tutti quanti, ce l'hanno solamente solo e soltanto delle associazioni che si sono occupati principalmente degli altri. Noi siamo uno di questi. Abbiamo celebrato questo centenario in presenza dei ministri. Il Presidente della Repubblica ci ha mandato il saluto. Vi voglio solamente dire che il Ministro della Difesa è un nostro socio, sono nostri soci il Ministro del Musumeci, sono soci i Vicepresidenti del Senato e della Camera. Noi abbiamo preparato anche un medaglione che consegneremo, quanto ci sarà consegnato penso a fine di questo mese, a tutte le cariche istituzionali per ricordare che la nostra associazione c'è e porta avanti questo ideale, porta avanti la memoria. È una cosa molto importante. È un altro progetto che io ho fatto approvare in giunta dal Consiglio. Tenete presente, un primo Consiglio nazionale che abbiamo tenuto a Salerno alla fine del mese scorso, il 28 di settembre. E tenete presente anche un'altra cosa, che nel 1947 a Salerno si tenne un congresso nazionale. La nostra associazione nacque ANC, Associazione Nazionale Combattenti. Poi, dopo la Seconda Guerra Mondiale, ci fu un'altra associazione che sorse, l'Associazione Nazionale Reduci della Prigionia. Nel 1947 queste persone consideravano che avevano e portavano avanti le stesse iniziative e si unirono. E fu la città di Salerno a sacramentare questa iniziativa e questa fusione, e noi portiamo avanti quelle che sono queste iniziative. Abbiamo fatto approvare al Senato anche la legge sulle foibe. Tenete presente che il prefetto sta mandando e ha mandato a tutti i dirigenti scolastici delle comunicazioni con le quali si deve parlare della giornata della memoria. C'è quello che è avvenuto durante la Seconda Guerra Mondiale, quando nostri concittadini dell'Istria, Pola, furono infoibati in delle cavità carsiche del territorio. Io ho avuto, diciamo, la fortuna, perché in tempo di pace, di poter visitare il mese scorso a Basovizza, su invito della Federazione di Trieste, la foiba di Basovizza. Abbiamo lasciato un bel ricordo, un gagliardetto, ma la cosa che è entrata nel mio cuore è stata quando ho saputo che in quella foiba furono infoibati circa 500 metri cubi di persone, uno dietro l'altro. Arrivavano sulla sommità di questa cavità, erano tutti quanti legati con un filo di ferro. Una scarica di mitragliatrice, l'uno si tirava l'altro e andarono a finire in questi pozzi, che non è solamente il primo Basovizza, ma ce ne stanno ancora tutti quanti gli altri. Anche questa iniziativa noi l'abbiamo portata avanti e al Senato è stata approvata, tutti quanti insieme, tutti i partiti l'hanno approvata e il prefetto ha mandato questa comunicazione ai dirigenti scolastici affinché se ne deve parlare. E ultimamente avete anche sentito per televisione, per radio, per quanto riguarda l'accesso nelle scuole. L'AMPI, l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, era diciamo delegata solamente lei ad entrare nelle scuole. Il ministro Valditara, a cui nei prossimi giorni noi ci recheremo in delegazione, ha fatto sì che all'interno delle scuole debbano entrare tutte le associazioni combattentistiche d'armi, che tutti quanti noi abbiamo in animo di portare avanti e di trasmettere la memoria. E queste sono delle cose importanti, perché della
la pluralità delle cose deve essere fatta da tutti. Noi abbiamo anche realizzato ai ragazzi che verremo a consegnargli successivamente, che non sono stati stampati, la tessera dei giovani gratuita, dove all'interno loro faranno anche delle ricerche per i loro antenati, se sono stati in guerra, se sono stati decorati, se sono, diciamo, ritornati, se sfortunatamente come questi ragazzi hanno lasciato la vita sui campi di battaglia. Perciò noi tutte le iniziative le facciamo per quanto riguarda la memoria. Io ho preparato queste poche paginette. Nel giorno del 4 di novembre, 105° anniversario della fine della prima guerra mondiale, celebriamo la festa dell'unità nazionale e la giornata delle forze armate, manifestazione del popolo che volle con la consultazione popolare l'Italia unita. Celebriamo ancora in questa giornata il 102° anniversario della tumulazione, dopo un lungo viaggio da Aquileia a Roma, del Milite Ignoto all'altare della patria, il cui sacello viene vegliato dalle nostre forze armate. Il 4 di novembre del 1918 si concludeva la prima guerra mondiale con la firma dell'armistizio a Villa Giusti presso Padova, che consentì agli italiani di rientrare nei territori del Trentino Alto Adige, del Friuli Venezia Giulia, e portare a compimento il processo di unificazione nazionale iniziato in epoca risorgimentale. Il prezzo fu altissimo: 651.000 militari italiani morti, 589.000 civili. Oggi, più forte di ieri, gridiamo a gran voce: mai più guerre! Con il Regio Decreto 1354 del 23 ottobre 1922, il 4 novembre fu dichiarato festa nazionale. Nel 1977, come dicevo poc'anzi, fu abrogata la disposizione della festività di cui è che il Senato della Repubblica, lo scorso 12 luglio, su iniziative dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, che mi onoro di rappresentare, il Senato della Repubblica, con 102 voti favorevoli, nessun voto contrario e 28 astenuti, a giorni si attende il voto definitivo dell'altro lato del Parlamento. L'atto legislativo istituisce una giornata per celebrare la festa dell'unità nazionale e delle forze armate, con l'invito ad enti locali, regionali e principalmente le scuole di ogni ordine e grado a organizzare attività che ne celebrano la ricorrenza. Per la nostra associazione, il ripristino della festività del 4 novembre è una grande soddisfazione ed è un meritato riconoscimento, in quanto questo è una pietra miliare della nascita della nostra patria, per cui con l'impegno di tutti occorre ridare dignità a questa giornata, perché è stata ed è una data diversa da qualunque altra data. In questa giornata si intende ricordare in special modo tutti coloro che giovanissimi hanno sacrificato il bene supremo della loro vita per un ideale di patria e di attaccamenti al dovere, valori immutati nel tempo per i militari di allora e quello di oggi. La storia delle forze armate si intreccia indissolubilmente con la volontà del popolo italiano. L'Italia poté contare all'inizio della costruzione dello Stato unitario sull'intervento dei militari dei vari stati della penisola, opera continuata poi durante la Prima Guerra Mondiale nella lotta per l'integrità del paese, simboleggiata dalla resistenza sul Piave. Infine, quando l'8 settembre del 1943 la indipendenza del paese fu a rischio, furono le forze armate e il popolo italiano uniti nella guerra di liberazione a permettere il riscatto della nostra patria. Tutti i corpi militari dello Stato, dall'esercito italiano alla marina militare, all'aeronautica militare, all'arma dei carabinieri e alla guardia di finanza, sorreggono la salvaguardia delle nostre libere istituzioni e la vocazione dell'Italia a vivere in pace, offrendo una risposta di concordia e affidabilità nella difesa dei diritti di ogni cittadino.
alle Forze Armate, la nostra associazione quest'anno ha voluto dedicare il calendario artistico celebrativo al servizio. Per il servizio che prestano quotidianamente alla salvaguardia delle nostre istituzioni repubblicane. È un sentimento che si esprime e si moltiplica con il contributo di valore che le forze armate forniscono alle missioni di pace delle Nazioni Unite, dell'Unione Europea e della NATO, mettendo a disposizione sul mandato del Parlamento e del Governo la competenza e la dedizione dei militari italiani. Alla base dell'impegno degli appartenenti alle forze armate è il giuramento prestato alla bandiera, alla Repubblica e ai principi della Costituzione per adempiere con disciplina ed onore alle funzioni pubbliche affidate a ciascuno. Ai soldati, ai marinai, agli avieri, ai carabinieri e finanzieri e al personale civile della difesa va il nostro più sentito ringraziamento per il lavoro quotidiano, il quale è essenziale per l'avvenire sicuro e pacifico della nostra comunità e della più ampia comunità internazionale. La nostra nazione, nella sua interezza, vi ringrazia. Viva le Forze Armate, viva l'Associazione Nazionale Combattenti, viva l'Unità Nazionale, viva la Repubblica, viva l'Italia. Concludiamo dando la parola al nostro primo cittadino. Cari concittadini, autorità religiose e militari, a tutti voi un ringraziamento per essere qui raccolti anche quest'anno davanti al monumento ai caduti per la celebrazione del 4 novembre, 105esimo anniversario della vittoria, data che segna, oltre che la fine del primo conflitto mondiale, il giorno dell'unità nazionale e la festa delle forze armate. Gli avvenimenti di questi mesi, le atrocità che quotidianamente ci vengono mostrate da telegiornali e da trasmissioni televisive a causa delle guerre tra Ucraina e Russia e recentemente tra palestinesi ed israeliani, dovrebbero veramente parlare alle nostre coscienze, farci riflettere e far rafforzare in noi la convinzione che la guerra è da condannare sempre e comunque, perché portatrice di odio, povertà e devastazioni morali e materiali. Anche le parole del Santo Padre: non dobbiamo abituarci alla guerra, la guerra è sempre una sconfitta, sembrano rimanere nel vuoto, inascoltate. Oggi siamo qui per ricordare giustamente, con gratitudine e riconoscenza, tutti quei soldati che con alto senso del dovere hanno speso la loro giovane esistenza per l'Italia. E soprattutto è doveroso e rispettoso che i giovani che hanno raccolto il frutto di questi sacrifici ricordano sempre vicende che hanno caratterizzato l'esistenza di chi ci ha preceduto. Fra poco leggeremo dei nomi, sempre un momento toccante e molto emozionante. Nomi di soldati caduti che raccontano vite sacrificate, vite di ragazzi che non hanno avuto potuto vivere il loro futuro e tutti i sogni che fanno parte della storia di ogni ragazzo. Immaginiamo anche il dolore dei tanti genitori, delle tante mogli e dei tanti figli che non hanno mai più visto ritornare i propri cari. La guerra sembrava essere soltanto una parola del vocabolario, una parola sentita e vissuta dai nostri nonni, parola che ormai pensavamo non dovesse mai più accompagnare le nostre vite, e invece da un anno si combatte in Europa dopo l'aggressione russa all'Ucraina e da qualche mese si è riaccesa in Medio Oriente, dove il conflitto tra palestini e israeliani sembra non finire mai. La pace si costruisce ogni giorno, ed è vero. La pace si costruisce già nel nostro piccolo, in famiglia, con i nostri amici, sul posto di lavoro, nella comunità, dove si deve lavorare per unire e non per dividere. La pace inizia da questo: rispetto e accoglienza dell'altro, pur nella diversità delle idee e delle convinzioni.
Mi preme ricordare che il Consiglio Comunale di Gifoni Sei Casali, con deliberazione numero 12 del 30 aprile 2021, all'unanimità ha conferito l'onorificenza della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto, aderendo all'iniziativa promossa dall'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci e dal suo presidente Antonio Lanz, in occasione della commemorazione del centenario della traslazione del Milite Ignoto nel sacello all'Altare della Patria in Roma. Il 4 novembre ancora celebriamo anche la festa delle Forze Armate, Esercito, Marina Militare, Aeronautica Militare e Arma dei Carabinieri, donne e uomini che indossano fieramente la divisa, chiamati a vigilare sulla nostra sicurezza e sulla pace che i morti in guerra hanno guadagnato per noi. Tutti chiedono la pace, ecco perché oggi questa celebrazione assume un significato speciale, perché in questa giornata la nostra amata Italia abbraccia le forze dell'ordine che conoscono bene il valore della pace, sia nella loro straordinaria opera di difesa e garanzia di sicurezza del nostro Paese, che nelle missioni in cui vengono impegnati nelle varie parti del mondo. E infine celebriamo l'unità nazionale, l'unità della nostra bella Italia. Amiamola e rispettiamola, amiamo e rispettiamo la nostra bandiera, il nostro bellissimo tricolore, simbolo di pace, giustizia e libertà, e per quale in tanti hanno dato la vita e che con forte dispiacere qualche volta vediamo offesa e denigrata. Concludo rivolgendomi a voi, cari ragazzi, speranza del nostro futuro, siate sentinelle attente e pronte a difendere i grandi valori della pace e della fratellanza. Aprite le vostre menti a cose più grandi, fate in modo che le parole, il senso, il significato di questa giornata entrino veramente nei vostri cuori e vi spingano a impegnarvi con passione per la difesa della legalità, della giustizia e della pace, affinché in voi sia sempre presente l'amore per il nostro territorio e per la nostra patria. Invito sempre voi ragazzi che, come ho già detto in altre occasioni, avete la fortuna di vivere in un'epoca in cui, grazie ai cellulari e agli smartphone, avete il mondo a portata di un clic e potete accedere velocemente a qualsiasi informazione, navigare su internet per diventare persone migliori, per conoscere e per essere veramente liberi e coraggiosi. Difendete le vostre idee. Pensate con la vostra testa e non con quella degli altri e siate riconoscenti a chi prima di voi ha lottato e ha dato la vita perché voi e tutti noi oggi possiamo essere liberi. Diventiamo tutti insieme operatori di pace per il bene della nostra comunità e del nostro bellissimo paese. Viva l'Italia, solidale e unita, viva le Forze Armate. Grazie. Adesso un minuto di attenzione perché leggiamo i nomi dei caduti in guerra e dove tutti quanti noi rispondiamo presente, perché pensiamo e siamo certi che questi ragazzi non hanno dato la vita per un gioco, ma per difendere la nostra nazione. Sergente Maggiore Gallo Fioravanti. Caporal Maggiore Fasulo Nicola. Presente. Caporale Gaudieri Gaetano. Presente. Caporale Malangone Leopoldo. Presente. Soldato Alfano Antonio. Presente. Soldato Califri Giuseppe. Presente. Soldato Castagna Domenico. Presente. Soldato Castagna Pasquale. Presente. Soldato Gallo Carmine. Presente. Soldato Gallo Matteo. Soldato Gallo Pasquale. Presente. Soldato Giannattasio Francesco. Presente. Soldato Giannattasio Luciano. Presente. Soldato Iorio Alighieri. Presente.
Soldato Grimaldi Antonio Fuangelo. Presente. Soldato Landi Crispo. Presente. Soldato Malangone Pietro. Presente. Soldato Paolo Francesco. Presente. Soldato Russo Francesco. Presente. Soldato Russo Giovanni. Presente. Soldato Scienzo Nicola. Presente. Soldato Sica Alfonso. Presente. Soldato Sica Giovanni. Presente. Soldato Terralavoro Giovanni. Presente. Soldato Zarra Angelo. Questi erano i caduti della Prima Guerra Mondiale. Tenete presente che i caduti nel nostro comune raggiungono 116 persone dalla prima alla seconda guerra mondiale, che questi ragazzi partiti non sono più tornati. Elenco dei caduti in guerra 40-43. Caporal Maggiore Grimaldi Paolo. Presente. Caporal Maggiore Vetromile Pasquale. Presente. Sottocapo Marino Landi Antonio. Presente. Soldato Fasulo Vincenzo. Presente. Soldato Alfano Vita Antonio. Presente. Soldato Bottiglieri Francesco. Presente. Soldato Castagna Domenico Di Nicola. Presente. Soldato Califri Giuseppe Di Carmine. Presente. Soldato Giuliano Gennaro. Presente. Soldato Riccio Francesco. Presente. E soldato La Rocca Angelo. Presente. Concludiamo adesso con il bollettino della vittoria che ascoltiamo dalla viva voce del generale Armando Diaz. È un sonoro che noi abbiamo recuperato e che abbiamo messo a disposizione delle nostre federazioni e sezioni. Poi ragazzi, vai. Comando Supremo 4 novembre 1918, ore 12. La guerra contro l'Austria-Ungheria che sotto l'alta guida di Sua Maestà il Re Duce Supremo, l'esercito italiano, inferiore per numero e per mezzi, iniziò il 24 maggio 1915 e con sede incrollabile e tenace valore. Condusse ininterrotta e asprissima per 41 mesi e vinta. La gigantesca battaglia, ingaggiata il 24 dello scorso ottobre, e dalla quale prendevano parte 51 divisioni italiane, 3 britanniche, 2 francesi ed una cecoslovacca ed un reggimento americano contro 63 divisioni austro-ungariche, è finita. La fulminea arditissima avanzata del 29° corpo di armata su Trento, barrando le vie della ritirata alle armate nemiche nel Trentino, travolte all'Occidente dalle truppe della 7ª armata e ad Oriente da quelle della 1ª, 3ª e 4ª, ha determinato ieri lo spacchero totale della fronte avversaria. Dal Brenta al Torre, l'irresistibile slancio della 12ª, della 8ª, della 10ª armata e delle divisioni di cavalleria ricaccia sempre più indietro il nemico fuggente. Nella pianura, qualche reale, il Duca d'Aosta avanza rapidamente alla testa della sua invitta 3ª armata, anelante di ritornare sulle posizioni da essa già vittoriosamente conquistate e mai aveva perduto. L'esercito austro-ungarico è annientato. Esso ha subito perdite gravissime nella accanita resistenza dei primi giorni e nell'inseguimento. Ha perdute quantità ingentissime di materiali di ogni sorta e pressoché per intero i suoi magazzini e i depositi. Ha lasciato finora nelle nostre mani
circa 300.000 prigionieri con interi stati maggiori e non meno 15.000 ucadoni. I resti di quello che fu uno dei più potenti eserciti del mondo risalgono in disordine e senza speranza le valli che avevano disteso con orgogliosa sicurezza. Il capo di stato maggiore dell'esercito, generale Diaz.